Buongiorno a tutti da Wall Street English di Treviso. Oggi abbiamo con noi Chiara che ci racconterà la sua esperienza con noi. Buongiorno, sono Chiara Ceoldo, sono un medico ortopedico libero professionista. Ho iniziato a studiare inglese ovviamente alle scuole medie e superiori, ma la mia capacità di parlare inglese e di leggere inglese ovviamente era molto molto bassa. E ho deciso di aumentare le mie capacità perché volevo andare a lavorare a Lanzarote, l'isola delle Canarie, che normalmente è frequentata da popolazioni del nord, soprattutto inglesi, e dove la richiesta di lavoro è veramente alta. Ho iniziato a studiare con un'amica madrelingua, poi lei si è trasferita a Lanzarote, pertanto ho deciso di iscrivermi a Wall Street, qui a Treviso, appena aperto in questa struttura, e ormai sono 4 anni, quasi 5, che sono iscritta a Wall Street. Come ti sei organizzata per seguire i corsi, dati gli impegni che ogni medico come te ha? Allora, la parte interessante di questa scuola è che puoi seguire le lezioni e studiare online. E l'unico mio crucio è che appunto a causa degli impegni di lavoro non ho potuto essere presente in scuola per le complementari oppure per il social club, ma fortunatamente le signorine della scuola mi hanno aiutato ad avere la possibilità di fare lezioni per esempio one to one e quindi con insegnante madrelingua o con una delle ragazze sono sempre riuscita ad avere l'opportunità di parlare inglese e di studiare anche all'interno della scuola. Molto bene, dicevamo prima fuori onda, l'inglese è la lingua della scienza, quindi quali opportunità ti ha dato questa maggiore conoscenza della lingua? Beh, ovviamente la possibilità di frequentare i congressi internazionali dove ovviamente tutti parlano inglese e dove le relazioni sono in inglese. E altro aspetto, la possibilità di riuscire a leggere in maniera fluente un articolo. Ovviamente l'inglese scientifico è più semplice rispetto all'inglese parlato, però ovviamente c'è la necessità di conoscere anche la grammatica in modo da capire che cosa stai leggendo. Ti capita anche di avere dei pazienti stranieri? Perché appunto, come dicevi nell'esempio di Lanzarote, c'è proprio anche un turismo legato alla salute che però c'è anche in Italia, certo, in base alle zone. Sì, certo, assolutamente. Ovviamente chi vive in Italia come paziente straniero, diciamo, ci dà un'opportunità in più perché capisce l'italiano e quindi ovviamente noi possiamo sempre parlare inglese, ma abbiamo un paracadute. La cosa che secondo me sarebbe interessante è quella proprio di lavorare in un ambiente in cui si parla solamente inglese per testare le nostre capacità, ovvio. Però mi è successo, sì, e devo dire la verità, me la sono cavata. E anche nella tua specializzazione ti capita o avresti bisogno ogni tanto di essere più in collegamento con specialisti stranieri della tua stessa materia? Certo. Come ho detto prima, molti congressi sono congressi internazionali, molte relazioni sono relazioni in inglese e poi comunque all'interno di un congresso incontri sempre specialisti stranieri con i quali ti devi confrontare ed è necessario ovviamente avere la possibilità di parlare e di farsi capire quantomeno. Certo, immagino anche condividere una diagnosi, assolutamente, consultarsi sulle misure da adottare in un determinato caso. Esattamente, confrontare le proprie esperienze, riuscire ad avere uno scambio di informazioni che sia fruibile per entrambi. Un'ultima domanda, Chiara. Cosa consiglieresti ai tuoi colleghi che magari ci stanno pensando, hanno già molti impegni, però avrebbero la necessità di migliorare? Certo, allora io ho usufruito della possibilità di studiare online nel mio tempo libero, quindi secondo me è una grossa opportunità. Non sei obbligato a venire per forza all'interno della scuola, puoi studiare tranquillamente da casa, con i tuoi tempi, con i tuoi impegni, ti organizzi e secondo me è fattibilissimo.
Ringraziamo Chiara e auguriamo a tutti una buona giornata. Grazie da Wall Street English Treviso. Grazie, buona giornata.